Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi siamo in compagnia di un nuovo prodotto tecnologico inviatomi da Gearbest, che ringrazio, ovvero lo smartwatch Kingwear KV88, uno degli smartwatch Android più economici e anche più venduti sul mercato. Allora, prima di iniziare vi ricordo che trovate il link per acquistare questo prodotto qui sotto in descrizione e nella scheda qui in alto a destra. Se lo comprate utilizzate la spedizione Priority Line Italy Express, che vi evita la dogana in quanto viene già pagata da Gearbest. È disponibile in varie colorazioni che vedremo tra poco ad un prezzo che oscilla tra i 90 e i 100 euro in base un po' alle offerte del momento. Veramente un prodotto eccellente con tantissime funzioni come GPS, Wi-Fi, schermo AMOLED, veramente completissimo, anche il sensore di battito cardiaco, ma lo vedremo insieme tra poco. Prima di iniziare vi ricordo di passare sul mio sito TechBestDeals, link nella scheda qui in alto a destra, dove troverete tantissime offerte riguardanti il mondo della tecnologia, mentre in descrizione trovate il link per accedere al mio gruppo Facebook dedicato ai droni e alla tecnologia e anche al mio canale Telegram con tutte le notizie sugli ultimi sconti di Gearbest, Banggood, Amazon e altri store. Ok, direi che possiamo iniziare con l'unboxing di questa piccola scatola. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Ed eccoci qui. Questo è un prodotto che mi avete chiesto di recensire veramente in tantissimi. Lo aspettavate in tanti, quindi me lo sono procurato solo per voi. Prima di andarlo ad aprirlo, a fare questo unboxing e questa recensione, vi vado a elencare un po' di specifiche tecniche di questo prodotto. Allora, innanzitutto è disponibile in 4 colorazioni, ovvero nero, quello che c'è qui dentro, nero oro, rosso e bianco. Poi questo smartwatch monta Android 5.1, ha un display AMOLED da 1.39 pollici, 400x400 pixel, un display veramente fantastico, credetemi, AMOLED, connettività 3G, monta un processore MTK6580 quad core 1.39 GHz che permette una fluidità straordinaria, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna, GPS, sensore di battito cardiaco, contapassi, abbiamo anche una fotocamera da 2 megapixel, supporto per nano SIM per ricevere chiamate e messaggi direttamente qui sullo smartwatch, che comunque è compatibile con tutti i dispositivi Android e iOS. Inoltre viene dichiarata un'autonomia di circa 2 giorni. La scatola è molto semplice, classica di questi smartwatch. Andiamo ad aprirla. Siamo accolti subito dallo smartwatch, che è protetto da questa bustina. Ora mettiamolo un attimo da parte, vediamo cosa c'è prima nella scatola. Allora, abbiamo un piccolo manuale scritto in inglese, fortunatamente, molto completo, ci sono anche delle foto in inglese e cinese. Abbiamo poi una seconda pellicola protettiva da applicare sul display, se ne riteniamo il caso. La prima è già applicata, lo vedremo tra pochi secondi. Qui abbiamo 2 piccoli box, scatolette. Nella prima abbiamo il cavo USB e poi c'è l'attacco per caricarlo, è magnetico, si collega molto facilmente, potete collegarlo o al PC oppure all'alimentatore USB del vostro telefono. Comunque è molto semplice da usare, il cavo è abbastanza lungo, penso 1 metro o giù di lì. Abbiamo poi la seconda scatoletta, questo lo togliamo di mezzo che non ci serve, pure questo, che casino sto facendo, qui non c'è più niente, possiamo toglierlo. Ok, vediamo cosa c'è in questa scatoletta, c'è un piccolo cacciavite che ci servirà per aprire lo slot della nano SIM e andarla quindi a inserire, una dotazione quindi abbastanza completa. Ok, ora passiamo al pezzo forte, ovvero
lo smartwatch, il Kingwear KV88 nella sua colorazione nera. Ricordo che c'è anche la colorazione nero oro, quella rossa e quella bianca. Ok, apriamolo, vediamo cosa c'è qui dentro. È uno smartwatch economico e sportivo. Prima cosa da fare è rimuovere questa pellicola. Fantastico, abbiamo il display, bellissimo. L'ho già riempito di ditate perché ovviamente ho dovuto caricare la batteria per questa recensione, questo unboxing. Guardate quanto è bello, abbiamo anche le varie tag con i minuti, fatto veramente bene, non è nemmeno troppo spesso. Qui abbiamo la cassa audio, abbiamo sul fianco la fotocamera a 2 megapixel per fare foto. Questo è il tasto, l'unico tasto d'accensione per tornare alla schermata principale. Il cinturino è di gomma, molto sportivo, traspirante, molto comodo. Andiamo ad aprirlo. Abbiamo sul retro lo sportellino per le nano SIM, che si apre con il cacciavitino che avete visto prima, il sensore per il battito cardiaco, e questo è per collegare il cavetto. Ve lo faccio vedere, il collegamento è molto rapido, può essere collegato solo in un senso. Ecco qua, si collega da solo. Bene. Allora, prima cosa da fare, vediamo la vestibilità, spero di averlo detto giusto, di questo smartwatch al polso. Allora, ragazzi, io preferisco molto gli smartwatch così, con il cinturino di gomma, li trovo più comodi. Certo, non sono elegantissimi, però sono veramente molto comodi. Guardate che bello questo smartwatch. Sì, dovrei fare un po' una ceretta, scusatemi, comunque no. Non è nemmeno troppo grosso, come vedete, anzi, è il giusto. Abbiamo anche questa fotocamerina sul lato che ha un'utilità un po' accessoria, ma comunque c'è. Se volete fare qualche foto in stile 007, potete farlo. Ok, è apparecchi... è abbastanza largo come cinturino, quindi va bene per qualsiasi polso. Ora andiamo a togliercelo, se ci riesco. Spero di riuscirci. E poi andiamo ad accenderlo e vedere le sue feature. Quindi avete visto che si indossa molto bene, ho già sporcato il display. Andiamo ad accenderlo. La luminosità è veramente fantastica, è un display molto colorato. E quindi ora andrò subito ad abbassare un po' la luminosità, altrimenti vedrete poco, perché la mia fotocamera ha qualche problema con gli oggetti molto luminosi. Però guardate come è fatto bene, veramente materiale di ottima fattura. Allora, okay, è il primo avvio, penso che stia caricando un po' le applicazioni. Oh, guardate quanto è bello, mettiamo la luminosità minima. Il menu è lo stesso che avete già visto magari in altri smartwatch Android che vi ho fatto vedere sul canale. Magari farò un confronto fra i tre principali smartwatch Android che possiedo, ovvero questo, il Domino DM368 e il Number One di 5 Plus. Allora, il menu è lo stesso. Abbiamo qui le watch face, abbiamo poi accesso al menu con uno swipe verso destra. Verso sinistra abbiamo le notifiche, è possibile collegarlo in Bluetooth a Android e iOS, compatibile con tutti i dispositivi. In basso abbiamo il meteo, dobbiamo connetterlo a una wifi e aggiornarlo. Sì, infatti mi chiede di connetterlo alla wifi, ma ora non possiamo farlo, torniamo indietro. Abbiamo in alto la schermata con il calendario, cioè la data, alcune indicazioni, se è inserita la SIM, se è connessa in Bluetooth a un altro telefono, e la batteria che sembra avere una buona autonomia. Qui abbiamo le impostazioni, ovvero la vibrazione, silenzioso. Abbiamo poi la possibilità di attivarlo quando muoviamo il polso, quindi quando facciamo così. Modalità aereo, modalità di connessione, penso, GPS attivo, Wi-Fi, scusatemi, Wi-Fi, Bluetooth, e qui c'è la luminosità che non è automatica in quanto non ha il sensore. Purtroppo gli smartwatch che hanno il sensore hanno sempre lo schermo tagliato e a me non piace questa cosa. Allora, ci sono un po' di watch face installate, vediamo quali sono. Potete anche installarne delle altre, magari faccio un video dedicato nei prossimi giorni. Questa è molto carina. Ok, come vedete l'orologio non è settato. Sì, la data sì, mi sa, credo. Comunque, vabbè, bisogna connettere alla wifi, poi si aggiorna automaticamente l'orario.
Abbiamo qui la batteria, ad esempio, il battito cardiaco, i passi. Abbiamo anche quest'altra, come vedete, della Kingwear proprio, veramente carina. Quest'altra qui, con le barche. Questa, un po' stile Fallout, molto completa però. Abbiamo anche l'indicatore dei secondi. Abbiamo poi questa qui. E questa, ah no, ce sono altre. Questa l'avete vista prima, è molto bella, molto d'impatto. Mi piace, il display è veramente coloratissimo, è bello. Veramente un bel display da vedere. È molto più bello da vederlo dal vivo, credetemi. Abbiamo questa che non l'ho capita molto. Questa qui. Questa, classica. Questa. Le faccio vedere tutte a sto punto. E questa. Non sono tantissime, però è possibile installarne veramente a centinaia. È molto semplice. Ve lo faccio vedere in un prossimo video, se vi interessa. Rimettiamo quella che è la prima, che è quella con un contrasto maggiore. Molto. I neri sono assoluti come in tutti gli AMOLED. Guardate che bello. Il display è totale. Ora direi di andare a vedere un po' le funzioni. Abbiamo i contatti, la possibilità quindi di sincronizzarli dal nostro telefono, dalla SIM. Abbiamo poi questo per telefonare quando c'è una SIM inserita. I messaggi. Abbiamo una tastiera QWERTY completa. Possiamo anche installarne delle altre da Play Store. È totalmente compatibile. Abbiamo poi i settaggi, quindi per l'audio, per le suonerie, il display, eccetera eccetera. Una cosa importante, ragazzi, che dovete fare è connetterlo al wifi ed effettuare l'upgrade, ovvero l'aggiornamento. Potete anche mettere la lingua italiana, credo, in qualche modo. Comunque sì, c'è da qualche parte la lingua italiana. Vediamo, setting, display, connessione, gesture. Ok, questo qui. Potete mettere la lingua italiana da qua. Vediamo se troviamo. Italiano. Ok. Abbiamo poi, vediamo, la fotocamera. Sì, vabbè, probabilmente dobbiamo aggiornare il telefono per attivare la fotocamera. Io non l'ho aggiornato, scusatemi, ma comunque è una cosa che non userò mai. Però ve l'ho detto, aggiornatelo e potete usare l'applicazione. Poi avete il browser internet, il calendario, l'orologio con la possibilità di impostare delle sveglie. Ah no, questa è la fotocamera, quella di prima cos'era? Ah no, questo in pratica lo connettiamo al nostro smartphone e possiamo catturare l'immagine dal nostro smartphone. Ecco, questa è la fotocamera, l'ho persa, non la trovo più, eccola qui. Ciao. Possiamo fare video e foto. Madonna, la mia mano. È figa però la fotocamera, dai, mettiamolo. Ok, tipo questo. Ah, possiamo anche cambiare gli effetti, guardate. È figata. Questo per fare il video o scattare la foto, penso. Ah, ecco, l'ha scattato. Ah, ok, wow. Poi abbiamo la galleria delle foto. Possiamo mettere foto o musica, qui cosa vogliamo. Musica, lettore MP3, possiamo collegare cuffie in Bluetooth per utilizzarlo senza quindi un telefono, molto comodo ad esempio in palestra o facendo running se corriamo. Questo per usarlo come telecomando, il microfono permette di registrare audio, molto utile anche questa funzione. File manager, vediamo se ci dice lo spazio disponibile. Ok, ottimo, perfetto. Salute, quindi con contapassi, cardiofrequenzimetro. Guardate, funziona perfettamente. Il tempo, il meteo, ricerca vocale su Google, il Play Store completo. E abbiamo anche poi Google Maps, che vabbè, bisogna connettersi a internet, altrimenti non carica niente. Comunque è un orologio veramente molto personalizzabile. Se usiamo Play Store possiamo scaricare giochi, applicazioni, tutto quello che vogliamo. Quel che vi ho consigliato è di aggiornarlo alla prima cioè al primo avvio, ponete la wifi e aggiornarlo. Veramente uno smartwatch bellissimo. Ultima cosa, andiamo a vedere quanto pesa. Pesa esattamente, io non riesco a vederlo, 65 grammi, che alla fine non è nemmeno tantissimo. Ok ragazzi, questo era il Kingwear KV88, uno degli smartwatch Android economici più venduti sul mercato.
Bene amici, che dire, questo Kingwear KV88 è uno smartwatch economico Android veramente interessante e soprattutto completissimo. Io ve lo consiglio, lo trovate ad un prezzo che oscilla tra i 90 e i 100 euro, link per acquistarlo qui sotto in descrizione e nella scheda qui in alto a destra. Mi raccomando, lasciate tanti bei like, commentate, condividete il video, passate anche dal mio sito TechBestDeals, dove troverete tantissime offerte, link nella scheda qui in alto a destra. Entrate anche nel mio gruppo Facebook e canale Telegram, link qui sotto in descrizione. Questo è tutto, per qualsiasi domanda su questo prodotto chiedete pure qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi!